con Ronaldo in azione, si gira bene, cerca la combinazione con Gyökeres, subentra Ronaldo, tiro, gol, grandissimo gol di Ronaldo che porta in vantaggio l'Inter al 16° del primo tempo. È difficile non rimanere conquistati da Ronaldo, perché vederlo in azione serve a capire cosa sia il calcio oggi e quale ricca storia abbia maturato nel tempo per arrivare a uno come lui. Il fenomeno, il prototipo del campione del nuovo millennio. Limite dell'area, dentro per Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Tanto Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione, Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo. Ronaldo però da solo, Ronaldo salta Consel, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo ha colpito il palo, Ronaldo contro Tapia ed è il gol, Ronaldo! Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta, desse céu, desse mar, dessa gente feliz. Esattamente come Pelé, a soli 17 anni, Ronaldo partecipa al Mondiale di USA 94 nella nazionale brasiliana. Per adesso il suo posto è limitato alla panchina, ma la convocazione è l'indizio più evidente che una nuova stella sta imponendosi nel firmamento internazionale. Ronaldo Luiz Nazário da Lima nasce il 22 settembre 1976 a Bento Ribeiro, uno dei quartieri più poveri di Rio de Janeiro. Come molti adolescenti del suo paese, apprende l'arte calcistica in strada, con un pallone di stracci. La sua prima affermazione si ha nelle giovanili del San Cristóvão e nel Cruzeiro poi. Nel 1993 Ronaldo ha già conquistato a suon di gol un posto nella nazionale Under 17. Müller cambia male, parte Roberto Carlos, mentre c'è Ronaldo che chiede palla, la palla c'è, Ronaldo se ne va, è partito con perfetta scelta di tempo, ha superato l'avversario, gol! Ronaldo! 42 minuti e 35 secondi e Ronaldo alla sua maniera con la fascia di capitano festeggia il gol.
Il paragone doveroso è immediatamente con il dio del calcio per definizione. Ronaldo assomiglia a Pelé, si dice. Ne ha il cuore e lo spirito, se non le caratteristiche tecniche. La storia vuole anche che il suo primo allenatore nel San Cristóvão sia stato proprio un compagno di Pelé, quella funambolica alla destra del Brasile 1970, rispondente al nome di Jairzinho. È giocato da Nakata verso Batistuta, che va da sfondo molto bene per De Avila. La palla per Ronaldo, attenzione, spazio per Ronaldo. Chiaro l'affronta, finta di Ronaldo, sinistro e grandissimo gol di Ronaldo. Da sempre per gli europei il calcio è uno degli ingredienti fondamentali per pensare al Brasile come a un sogno. Con le sue strepitose invenzioni Ronaldo contribuisce ad alimentarlo con grande originalità. Ronaldo è brasiliano. Ronaldo può stare sul campo 6 ore col pallone fra i piedi, se invece deve fare esercizi di atletica sbuffa, per cui col pallone si diverte, col pallone fa quello che vuole, e questa è l'anima brasiliana di Ronaldo. Poi nel suo modo di giocare noi ci rifacciamo al Brasile di 20 anni fa quando parliamo di gioco brasiliano, ma allora dovremmo dire che i Dunga e tanta altra gente non sono brasiliani. Cioè Ronaldo è un brasiliano con in più la velocità del calcio nordico, del calcio dell'Europa. È la Coppa America del 1997, il primo trofeo vinto con la nazionale. Ronaldo recita la parte del protagonista principale. La finale con la Bolivia ne è un esempio illuminante. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Partito in questo istante l'incontro di finale tra Brasile e Bolivia. Brasile con Ronaldo. Sente il tunnel, riesce. Edmundo evita Castillo. Ancora Ronaldo, la finta di Ronaldo. E c'è il fallo e parte Roberto Carlos. L'entra in corsa, una grande boccata, la parata da parte di Trucco, fuori di rete, rete dal Brasile, arriva il faro, protestano i giocatori bolivari, ma cerca il dito, Nilsson. Leonardo, attenzione, Brasile supera di Leonardo, Monica, palla da parte di Nilsson, certo, Ronaldo, il tocco di Ronaldo, il pallone che termina fuori. È stata una giornata, adesso sembra che... Attenzione, Ronaldo, Ronaldo numero di rigore! Rata splendida! Splendida rata di Ronaldo! Il gol risulta anche a Pulcarelli, perché adesso Ronaldo si è riscattato. Ora il Brasile sembra poter controllare, Cafu, il palleggio, Paolo, Paolo Núñez, sbaglia Paolo Núñez, palla sul fondo. Oh yeah, what you gonna do? Lo scatto di Denilson, il pallone per Roberto, e bella rete, 3-1, il Brasile nel recupero, conquista definitivamente la Coppa America. Fischio finale dell'arbitro, il Brasile batte la Bolivia e si aggiudica, vi dicevo, per la quinta volta la Coppa America. Foi muito importante porque, né, o meu ídolo, né, poder estar jogando do lado dele, então para mim foi muito bom, né, porque ele me tratou muito bem, então a gente tem um ídolo, né, poder estar perto é muito bom, e quando o ídolo da gente passa a tratar a gente bem, fica melhor ainda. In patria, non potrebbe essere altrimenti, Ronaldo costituisce un vero e proprio modello e a testimoniarlo c'è la popolarità del suo nome, adottato da moltissimi calciatori. Non solo,
Già nel 1994 il governo brasiliano ha utilizzato la sua immagine per promuovere una campagna per il diritto al voto dei giovani. Ronaldo, da par suo, è legatissimo alla sua terra, tanto da esservi tornato per sposarsi con la bella Milene nel dicembre del 1999. La squadra di cui è tifoso è il Flamengo, che pure lo scartò in un provino effettuato da bambino. Il motivo fu economico. Ronny era talmente povero da non potersi permettere il biglietto dell'autobus per andare ad allenarsi. Il Flamengo non lo aiutò. I problemi economici di Ronaldo e della sua famiglia cessano definitivamente nel 1994. Ormai il giovane talento carioca ha gli occhi del mondo puntati addosso. Ad aggiudicarsi le sue prestazioni è il PSV di Eindhoven per 10 miliardi di lire. Chi pensa che il battesimo con il calcio europeo possa rallentarne le strepitose medie gol ottenute in Brasile è costretto a ricredersi ben presto. Ronny non incontra alcuna difficoltà d'ambientamento. In due stagioni va in rete 55 volte su 56 partite disputate. Un curriculum fantascientifico, premiato con la conquista della Coppa d'Olanda. Il primo bilancio dell'esperienza europea non è comunque uniforme. Il secondo anno, infatti, è condizionato da un'operazione che ne limita il rendimento. C'è il ragionevole timore che il suo fisico possa pagare anzitempo un'esasperazione agonistica che il calcio, ormai, fa scontare ai grandi talenti. Così, nei suoi confronti, l'interesse dei principali club, fra i quali vi è in prima fila l'Inter, è condizionato da una certa preoccupazione circa la validità di un investimento che si preannuncia piuttosto impegnativo sotto il profilo economico. L'operazione Ronaldo era nata 3 anni prima, cioè con la cessione di Jonk in Olanda l'Inter si era fatta dare un diritto di prelazione sull'acquisizione di Ronaldo e poi al momento in cui c'era stata la richiesta così del Barcellona, Ronaldo aveva avuto l'incidente, ha avuto l'operazione, la cifra era alta e avevamo dei dubbi che potesse tornare il Ronaldo che avevamo visto e quindi si era preferito lasciar perdere il diritto di prelazione. È il 1996. Un versamento di 30 miliardi porta Ronaldo in Spagna in forza al Barcellona. Oggi, che circolano cifre superiori, quasi 5 volte superiori, non si può comprendere l'esatta portata dell'operazione effettuata dalla società catalana. All'epoca si fa ricorso al vocabolario tradizionalmente utilizzato in queste circostanze. Clamoroso, sconcertante, finanche immorale per chi ritiene non lecite certe cifre per un gioco. In realtà non c'è da stupirsi. Anche perché il fenomeno fa di tutto per far ritenere bene investita quell'enorme quantità di denaro. Non c'è partita, infatti, che non diventi anche un'occasione per scrivere una pagina da storia del calcio. In tal senso è assolutamente memorabile la tripletta siglata all'Atletico Madrid in occasione dei quarti di finale della Coppa del Re, quando i Blaugrana riescono a rimediare un passivo di 3 gol davanti al proprio pubblico.
Nel Barcellona, Ronaldo si inserisce a meraviglia e rientra perfettamente in un copione, o meglio, in una politica societaria, che fa sì che da 30 anni il miglior talento del calcio mondiale finisca per diventare l'attrazione principale dello stadio Camp Nou. È stato così negli anni 70, quando Johan Cruyff, dopo aver inventato il calcio totale in Olanda, è approdato in Spagna a misurare la portata del proprio talento. Nel decennio successivo, l'onore e la responsabilità del divertimento di una platea esigente se li è assunti niente po' di meno che Maradona. Adesso tocca a Ronaldo. E se lo stile è diverso, i risultati non sono certo inferiori a quelli raggiunti da predecessori così illustri. In assoluto è il più forte di tutti, ma non basta lui da solo per vincere un campionato. In questa frase di Fabio Capello, all'epoca allenatore trionfante del Real Madrid, c'è un po' riassunto il senso dell'esperienza spagnola di Ronaldo. Nel torneo 1996-97 il fenomeno si comporta come meglio non potrebbe. È lui il capocannoniere. 34 i gol siglati in 37 partite. Un fuoriclasse indiscutibile, che realizza performance strabilianti a getto continuo, anche se non sono sufficienti a portare il titolo al Barcellona, che comunque si consola con i successi in Supercoppa, Coppa di Spagna e Coppa delle Coppe. Le sue reti sono riconoscibili, hanno una sorta di marchio di fabbrica. Ronny vola in progressione, letteralmente imprendibile, con un controllo del pallone perfetto e un'esecuzione finale sempre imprevedibile. Non c'è marcatura che possa contenerne le avanzate, non c'è controllo che possa annullarne la pericolosità. Il Barcellona è un'ottima squadra già di per sé, con elementi quali Blanc, Giovanni, Figo, Stoichkov. Ronaldo si adatta meravigliosamente, si rende determinante in ogni occasione, aggiunge a un complesso già fortissimo quel tasso di spettacolarità che solo lui è in grado di dare. Vengono gettate qui, giornata dopo giornata, le basi per l'ormai prossima conquista del Pallone d'Oro del 1997. Con un patrimonio simile è fondata la speranza del presidente Núñez di legare a vita Ronaldo. Il contratto è pronto e prevede una durata di 9 anni con scadenza nel lontanissimo 2006. È il miglior modo, apertamente dichiarato, per spostare definitivamente il baricentro del calcio mondiale dal campionato italiano alla Liga Spagnola. La carriera dell'asso brasiliano sembra ormai blindatissima, ma nell'estate del 1997 nascono difficoltà tra Ronaldo e la dirigenza catalana. Era andato in contrasto con la dirigenza del Barcellona e quindi non fu un'operazione facile, anche perché c'era una concorrenza abbastanza spietata, però la preferenza del giocatore era verso Moratti, verso l'Inter, e quindi l'operazione fu conclusa. No, questo va a dimostrare una vez más alla gente di Barcellona, no? Alla afición, perché sto marciando di Barcellona, no? Perché Niu, che tiene dentro un contratto, lo quiere rispettare, pues. Puede hablar lo que quiera, ¿sabes? Pero está ahí un contrato y si lo mira bien, va a ver que tiene la cláusula muy bien hecha. C'era da iniziare una, così, una costruzione di squadra, soprattutto davanti. E allora si pensò a diversi giocatori, allora più quotati erano Inzaghi, era Biro, c'era Battistuta. E si portava avanti un po' il discorso su questi attaccanti, solo che in un momento intervenne poi Moratti e disse: però poi c'è una cosa che, se riesco a realizzarla, è una cosa che penso possa andare bene a tutti. E poi dopo ci disse che c'era questo interesse per Ronaldo, che la cosa sembrava, era difficile ma non era impossibile. È claro che il vincitore del premio FIFA per il miglior giocatore dell'anno, presentato dal presidente della FIFA, João Avelange, è Ronaldo. Gettando sul piatto 48 miliardi, l'Inter di Moratti ne approfitta immediatamente, brucia sul tempo la concorrenza della Lazio di Cragnotti e resiste alle ulteriori pressioni del Barcellona, che mal digerisce la perdita di un talento semplicemente insostituibile. È una squadra che veramente è la prima squadra in Europa che io volevo andare, quindi cioè, sono venuto per Suve, no? E
progetto che lì non durava tanto, no? Voleva giocare un anno, due anni al massimo in Olanda e poi voleva andare o in Spagna o in Italia. Però la squadra che mi piaceva di più era l'Inter. Sono arrivato, è stato molto bello, è stata una recepzione molto, molto carina, un affetto molto, mi sono sentito molto importante. Ronaldo è l'unico giocatore che può far sognare i tifosi. Con questa idea, Moratti lo presenta al popolo nerazzurro, che risponde entusiasta come ai tempi della grande Inter. Con la sua simpatia, Ronny conquista immediatamente tutti, come si è potuto constatare in occasione del terribile incidente dell'aprile 2000, quando tutto il mondo gli ha comunicato la speranza di rivederlo al più presto, divertirsi in campo. Ronny non meritava tutte le vicissitudini negative che ha dovuto sopportare negli ultimi anni. Dopo aver dimostrato nell'anno che c'ero io all'Inter di avere delle qualità incredibili e di saper risolvere le partite nei momenti più difficili. Una delle più straordinarie apparizioni di Ronaldo alla Scala del Calcio è quella del derby di ritorno del 1998. Io credo che il Milan può farcela ancora. L'Inter impartisce una lezione di gioco ai cugini con un secco 3-0. Il fenomeno onora il suo leggendario soprannome. Ronaldo, punizione deviata! E anche in questo caso è un brivido. È calcio d'angolo per l'Inter. Intacco Ronaldo, Inter spettacolo ora. Di Simeone, il lancio è per Moriero, posizione regolare in area, Moriero, destro, largo, il nostro occhio cade invece adesso sul cronometro e sono 31 minuti nella ripresa, lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo ed è il 17° gol in campionato per Ronaldo, Inter ancora una volta estremamente pratica, Moriero pesca in area Ronaldo, un lob su Rossi ed è il 2-0. Se Ronaldo ha deciso di fare gol, non c'è niente da fare, il gol prima o poi te lo fa, perché lo può fare con tante soluzioni, ha un'inventiva, sa quando è il momento di nascondersi per dare la sensazione all'avversario che ormai gli ha preso le misure per poi saltare fuori all'improvviso. Questi giocatori come Ronaldo non puoi marcarli, prima o poi ti fregano. In agguato Ronaldo cerca spazio su Rindue, su di lui ancora Ronaldo, Lopez protegge, l'uscita bassa di Marchegiani che perde poi il pallone, ancora Ronaldo in dribbling, la porta è vuota.
Quando uno straniero arriva in Italia, a maggior ragione se ha già acquisito rilevanti titoli di merito altrove, uno degli sport nazionali è la previsione nefasta circa le sue possibilità di resistenza ai duri trattamenti delle difese. Ronaldo non sfugge al gioco, ma lo capovolge immediatamente. Dopo poche partite, la questione del giorno non riguarda più lui, ma gli avversari. Com'è possibile fermare un simile prodigio di velocità, tecnica e coordinazione? Prova a scattare Ronaldo, sempre Montero dalle sue parti, questa volta passa il brasiliano, resiste anche il palo da dietro, mette al centro ed è il gol dell'Inter con Yuri Zhurkaev. Ancora Ronaldo però, ed è gol! Un tracciante quello di Ronaldo, l'Inter va in vantaggio! Gli allenatori si esercitano a inventare strumenti di controllo. Lui riesce sempre a ritagliarsi lo spazio necessario per involarsi verso rete. Il bottino di gol è ragguardevole. La media è quella tradizionale di una realizzazione ogni 90 minuti. A fine campionato lo score sarà di 25 reti su 32 partite. Solo l'udinese Oliver Bierhoff riesce a precederlo nella classifica finale dei goleador. Con Ronaldo sembra ripetersi quel progetto attuato da Angelo Moratti con la nascita della grande Inter. All'epoca fu Luisito Suarez la mossa di mercato indispensabile per edificare un ciclo di leggendarie vittorie in Italia, in Europa e nel mondo. Con l'operazione Ronaldo, il figlio Massimo si mette sulle orme del padre e il 1998 diventa un anno di intense emozioni, culminate in un testa a testa con la Juventus, chiuso in un mare di polemiche alle quali il fenomeno partecipa con la franchezza giustificata dal torto subito. Ma quell'azione lì è stato veramente senza dubbio, solo l'arbitro non ha visto il rigore. E poi dopo hanno dato un rigore a noi, che quello c'era anche, però un paio di occasioni è stato favorevole a Juventus. No? Poi penso che per me è stata una vergogna quello che è successo oggi qua. A me la Liga può dare anche un'altra punizione, un'altra multa, però succede, tutti vedono e non puoi continuare così, no? Gran numero ai danni di Vernier, Zelia, spalla sul destro, Kormenbaf e poi Ronaldo mette in rete, tap in di Ronaldo. In Coppa in Russia su un terreno si pensava di non giocare fino a mezz'ora prima della partita, ma a un certo punto ha pensato che bisognava chiudere la partita e ha fatto degli slalom che non so se Tony sarebbe riuscito a fare. Sono le 20 e le 19.30 di Mosca, corrispondenti alle 17.30 italiane, si gioca ancora con la luce naturale. Ronaldo che sguscia via, tre sinistre assaltati, due avversari, il secondo Ananco, il libero, interviene fallosamente su di lui e il libero della squadra, vedete la strana acconciatura di Ronaldo. Come di consueto, Ronaldo si esalta negli appuntamenti internazionali. La Coppa UEFA edizione 1997-98 rientra nella sua offerta di spettacoli. Converge ora Ronaldo in piena area di rigore da Ronaldo, un grappolo di uomini intorno a lui, poi anche Zamorano. Va a morire a mezzo traversone, palla in area, gol! Ed è Simeone, anzi Ronaldo che segna. Ronaldo in area, approfitta della confusione che si è creata,
porta in parità l'Inter, gol importantissimo in chiusura del primo tempo. Non perdona nulla Ronaldo. Ronaldo, mette Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo, al 30° della ripresa, Ronaldo segna un gol capolavoro, bellissima l'azione e ancora una volta impietosamente l'Inter. Con il suo fenomeno sfrutta una delle pochissime azioni offensive, vedete Ronaldo fra due avversari saltando, evita anche il portiere, depone in gol di sinistra, gol strepitoso. Fece due gol stupendi, cioè, mi regalò la maglia e ce l'ho ancora infangata, non l'ho ancora fatta lavare perché mi piace così. E devo dire che è uno dei ricordi di Ronaldo che ho più belli. E sono Djorkaeff e Ronaldo in posizione di tiro. Più vicino al pallone Djorkaeff, come vedete, più lunga la rincorsa di Ronaldo. Ecco Ronaldo, destro! Gol! Gol di Ronaldo al 28°. Dopo le mirabolanti avventure dell'anno d'esordio in Italia, la seconda stagione viene vissuta in un'altalena di situazioni. Non sono rare le circostanze che obbligano Ronaldo a stare fermo ai box. Naturalmente il rendimento della squadra non può che risentirne e la stagione nero-azzurra non si traduce in quella raccolta di successi che avrebbe rappresentato l'ulteriore stadio di perfezionamento del progetto morattiano. La delusione nell'ambiente è accresciuta anche da una sensazione piuttosto netta, suffragata da diversi episodi. Quando il fenomeno scende in campo, i risultati arrivano immediati. Sarà banale o scontato, ma il dato è certo. Dall'apporto di Ronaldo non si può prescindere. A fine campionato, la lettura dei tabellini non rappresenta ormai una novità. I gol sono 14 su un totale di 19 partite disputate. È l'ennesima riprova della vena realizzativa del brasiliano, ma i numeri non dicono tutta la verità. Vi è da aggiungere, infatti, nel bilancio complessivo della stagione 1998-99, l'assoluto piacere per gli occhi per le folgoranti giocate alla Ronaldo. Lampi di classe assoluta, spesso costruiti in collaborazione con i partner d'attacco Roberto Baggio o Ivan Zamorano, che tra le altre cose gli cede la titolarità della maglia numero 9. Il fenomeno si conferma il miglior testimonial possibile della bellezza del gioco del calcio, cosa che tutto il mondo gli riconosce con gratitudine. Tra i luoghi fondamentali della vita sportiva di Ronaldo vi è sicuramente la Francia. Durante gli anni della sua consacrazione è stato questo paese, sede dell'appuntamento mondiale del 1998, il punto di riferimento principale, il palcoscenico più atteso al quale dedicare tanti pensieri. Già nell'estate del 1997, durante il torneo di Lione, Ronaldo offre un saggio delle sue qualità proprio al cospetto delle migliori nazionali d'Europa. Gli stessi giocatori della Francia ne rimangono incantati.
Lilian Thuram gli rilascia un attestato di stima tra i più significativi. È un vero genio, confessa il difensore del Parma. Quella che sui piedi di molti attaccanti potrebbe essere una palla qualsiasi, Ronaldo la trasforma in un vero film d'azione, in un clip velocissimo che si conclude quasi sempre con una rete da manuale. Il tocco in profondità, lo scatto di Ronaldo, il tiro, la deviazione, il palo! Strepitoso il guizzo di Ronaldo. Il meglio del suo repertorio, il fenomeno lo offre al cospetto degli azzurri di Cesare Maldini, probabilmente stimolato dalla promessa dei successivi duelli da ingaggiare in campionato. Ronaldo, attenzione, allarme rosso! Va Roberto Carlos, fa filtrare questo pallone, attenzione, attenzione, il tiro, il gol di Ronaldo! Grande azione di Ronaldo, che si è inserito benissimo nella nostra retroguardia e ha fatto secco Pagliuca, di cui vedete l'espressione sconcertata. Nei giorni di France 98 è incalcolabile il numero di persone sparse in ogni angolo del globo, accomunate da un ideale appuntamento con Ronaldo. Lui fa di tutto per non tradire una platea così sterminata ed esigente. I primi acuti significativi si hanno a partire dalla seconda gara, che vede opposto il Brasile al Marocco. Bebeto, Rivaldo a Ronaldo, Ronaldo, limite dell'area, tira e gol! Formidabile rifinitura da parte del numero 10 Rivaldo e rete di Ronaldo, la prima rete in questo mondiale esattamente al nono minuto. E guardate la festa naturalmente da parte di tutto il Brasile. Parte subito la pantera, Ronaldo, punta l'avversario, Ronaldo in mezzo, gol! Fantastico! La prima gara ad eliminazione diretta è una sfida tutta sudamericana, con riflessi anche in casa Inter. Brasile contro Cile, ovvero Ronaldo contro Zamorano. I verde oro non hanno problemi. 4-1, il risultato finale. Ronaldo, Ronaldo evita Tapia e c'è Batà che comanda il calcio di rigore in favore del Brasile. L'accelerazione improvvisa di Ronaldo.
palla per Ronaldo, il destro di Ronaldo, palo! Ronaldo ha colpito il palo, Ronaldo contro Tapia ed è gol! Ronaldo! Serve il poker per il Brasile, Ronaldo! Ai quarti di finale il Brasile supera la Danimarca con un sofferto 3-2. Ronaldo non va in gol, pur costituendo una minaccia continua per la retroguardia avversaria. La squadra, comunque, non sembra assecondarlo per il meglio. È una sensazione cresciuta di gara in gara, assieme a quella che solo uno sfruttamento più efficace dei suoi movimenti e della sua libertà possa permettere ai sudamericani di aspirare al leggendario titolo di pentacampeon. Da una parte il Brasile, la squadra dei talenti, la squadra che ha segnato più gol, e dall'altra l'Olanda, che a giudizio unanime ha espresso finora il gioco più bello. Il tempo per gli esperimenti non c'è più. La prova della verità arriva con una semifinale durissima, che oppone Ronaldo e compagni all'Olanda di Bergkamp e Davids, fino ad allora dal rendimento impeccabile. Il match è bellissimo. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, la ripresa si accende subito con una fiammata improvvisa. Intanto Ronaldo, sinistro, Ronaldo! E il Brasile in vantaggio, sono passati 21 secondi! 21 secondi, Ronaldo, proprio lui, Leonardo, aveva scommesso sul gol di Ronaldo, ha avuto ragione. È la prima occasione che ha avuto e la mette in rete. Questi sono gli attaccanti, questi sono i grandi attaccanti, i centravanti, e questi sono quelli che fanno la differenza in campo. Un attimo di distrazione di Fran de Boer, Ronaldo ha colpito. Una palla ha toccato in questa gara e vedo per 20 secondi, guardate, questo lancio perfetto, controllo di sinistro e in mezzo alle gambe a Van de Sar. Il gran gol di Ronaldo, tenta disperatamente Cocu di trattenerlo, Ronaldo, c'è anche il tunnel a Van der Sale, per Ronaldo è il quarto gol in questo campionato del mondo. Rivaldo per Ronaldo, parte in posizione regolare, Ronaldo contro Van der Sar, Ronaldo, c'è l'intervento di Davids, palla fuori, Ronaldo, la finta aveva disorientato Fran de Boer, si rinnova il duello, ancora Ronaldo, palla sul destro, gran tiro e risponde Van der Sar, tiro da campione, risposta da campione, Ronaldo è partito. Il duello con Fran de Boer, scatto di Ronaldo, Ronaldo, arriva Stam, lo salta Ronaldo, Ronaldo, Fran de Boer rimedia all'ultimo momento. Dopo i tempi regolamentari terminati in parità 1-1 e i supplementari con il punteggio rimasto inalterato, la gara si decide ai rigori. Ronaldo lo tira per primo con grande tranquillità. Per gli Orange, gli errori di Cocu e Roland Burr significano l'addio al Mondiale. Molto si è scritto e detto sulla finale tra Francia e Brasile. Non tanto sul risultato, giacché il 3-0 a favore dei padroni di casa è del tutto legittimo per quanto si è visto nel corso dei 90 minuti. La questione più dibattuta ha riguardato proprio Ronaldo, al centro di una sorta di giallo. A pochi minuti dall'inizio, la sua presenza sul terreno di gioco non è prevista per un imprecisato malessere. Poi, al momento dell'ingresso delle formazioni, il numero 9 verde-oro compare, anche se il suo apporto durante la partita non sarà sicuramente all'altezza della sua fama. Si sono fatte molteplici ipotesi sull'accaduto, anche tra le più fantasiose. Resta come sola verità certa e immodificabile il verdetto del campo. Il Brasile è sconfitto. I sogni di Ronaldo vanno in frantumi. Il re di France 98 non è lui, ma un rivale di campionato.
mio figlio giochiamo e per i bambini in generale, perché loro hanno appunto questa gente in testa e mio figlio per adesso è ancora piccolo, però lo conosce già bene a Ronaldo. Se lui fa Zidane, io Ronaldo, anche ogni tanto lui fa Ronaldo. Si diventa bravi non tanto per talento o per denaro, quanto per fame o amore di quel che si fa. Io da ragazzino avevo entrambe. Oggi fortunatamente non ho più fame, ma conservo l'amore per la mia attività. Fra le tante dichiarazioni rese a chi lo intervista, questa è una delle più importanti del campione dell'Inter. Fuori dal campo, Ronaldo ama dare di sé un'immagine di ragazzo tranquillo, disponibile, tutt'altro che inavvicinabile. I soldi guadagnati non gli hanno fatto dimenticare le sue origini umili e quanti, nel Brasile e nel resto del mondo, hanno poco, troppo poco per vivere dignitosamente. Per questo è impegnato in molte iniziative di solidarietà, soprattutto nei confronti dei bambini, tanto da essere stato nominato ambasciatore dell'UNICEF. Le gambe, una capacità di muoversi, una velocità pazzesca, rimane strabiliato. Sta di fatto che nessuno riesce a fermarlo. Per emergere nell'Olimpo dei campionissimi bisogna avere qualità specifiche, che siano uniche, inimitabili. È una dote di pochissimi e Ronaldo la possiede nel suo modo di intendere il calcio. Un'unione affascinante di forza fisica, velocità supersonica, tecnica sopraffina e intelligenza sul piano tattico. Is emergency system on? Wait for it sets to page 21 frequency. They are light waves. Light waves of space light wave. Can you hear me? The arrows scan the virtual screen. Can you hear me? Forse con caratteristiche come le sue può esistere solo un giocatore virtuale, magari lo stesso al quale presta il nome in un videogioco. Ma vederlo dal vivo è ben altra cosa, ben altro piacere, come sanno tutti quegli interisti presenti il 6 maggio 1998 a Parigi, alla finale di Coppa UEFA. Ecco le due squadre che fanno il loro ingresso in campo. Le due tifoserie si sono comportate in maniera straordinaria. La coreografia comunque allo stadio parigino del Parco dei Principi per questa finalissima di Coppa UEFA che vede di fronte due formazioni italiane. Djorkaeff in possesso di palla, corto il suggerimento, riesce comunque in qualche modo Winter a dare a Ronaldo, sul quale c'è l'intervento di Nesta, uno dei duelli più attesi, sulla sua ala a cercare Ronaldo. Ronaldo e Nesta, Ronaldo anticipa Nesta, entra in area di rigore, lo chiude Negro, grande numero del brasiliano, ora dentro, scatta a tempo Zanetti per evitare il fuorigioco, deve vedersela ora con Grandoni, tocca fuori, finta, palla per Ronaldo, destro, premessa clamorosa di Ronaldo. Ronaldo diruba il pallone, contropiede per l'Inter, scatta sulla destra Zamorano, al centro Winter, va da solo Ronaldo, rimpallo colonnese, quindi è Ronaldo, due su di lui, destro di Ronaldo, cambia il gioco dalla parte opposta, Winter al centro verso Djorkaeff, palla fuori per Zamorano, alto. Con
con Ronaldo a battere questo calcio di punizione molto lungo per Zamorano, che gira bene al centro, attenzione, il destro violentissimo e lo spettacolare gol da parte di Zanetti, l'anticipo di Moriero che ruba il primo pallone, attenzione, e Ronaldo giudicato in posizione regolare, attenzione, Ronaldo salta anche Marchegiani e mette dentro 3-0. Ancora Ronaldo, attenzione, Ronaldo, Nesta, Ronaldo lo punta ancora, Nesta lo ferma, Negro, Almeida. Ronaldo, sul quale c'è l'intervento, attenzione, di Almeida. Non è una favola, è una storia vera. Una volta, al termine di una gara amichevole con il Brasile, il portiere della nazionale islandese Birkir Kristjansson rimediò un fastidioso torcicollo. Lui lo giustificò così: la colpa è di Ronaldo. Non riuscivo a seguirne i continui movimenti. Per la gioia del calcio mondiale, è bene che nel futuro altri portieri possano dire la stessa cosa.